Un saluto a tutti i videoascoltatori del canale YouTube di Italia Medievale. Oggi sono particolarmente contento di potervi presentare un'interessantissima iniziativa che si intitola Festival Internazionale dei Templari, che si terrà ad Alessandria nei giorni 26, 27, 28 e 29 agosto 2021, organizzata da Simonetta Cerrini, grande esperta di materia, e da Giampiero Aloisio, che ne cura la parte artistica e la direzione artistica, che io ho il piacere di avere con noi e ai quali, come mia abitudine, non rubo altro tempo e lascio subito la parola. Prego, amici miei. Siamo molto contenti di questo invito che ci fai e vi raccontiamo un attimo che cosa succederà ad Alessandria appunto in quei giorni, giovedì 26, venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 agosto. Si tratta di un festival particolare che comincerà appunto, cominceremo in piazza Santa Maria di Castello, una piazza medievale molto bella, molto affascinante, e quindi all'aperto alle 21:15 si troveranno in piazza sia storici che artisti. Questa è la prima peculiarità, diciamo, di questo festival, di riunire insieme sia storici appunto che artisti, e degli artisti poi ci parlerà Giampiero Aloisio. Diciamo che la struttura del nostro spettacolo, conferenza o conferenza spettacolo è un po' quella di un talk show televisivo in realtà e un pochino moderatamente ne ricalca i tempi, ovvero le parti scientifiche si succedono con una certa sollecitudine alle parti cantate o ai video o alle parti teatrali. E l'una completa l'altra sul piano emotivo o sul piano di servizio, nel senso che se c'è un discorso sul complotto e sul processo dei Templari, ecco che un attore interpreta Filippo IV il Bello, ecco, e fa il suo monologo, no? Se c'è una discussione sulle origini del Tempio e sulle contraddizioni che stanno all'origine del Tempio, ecco che due attori, uno è Hugues Dupin e l'altro è San Bernardo di Clairvaux, e che discutono, portandosi chiaramente in scena con una certa libertà, diciamo, però con una pertinenza storica, anche le altre voci del dissenso, come Isa Costella o San Vittore, o insomma, tutta la grande discussione che ci fu allora sulla pertinenza o no di poter combattere senza colpa, ecco, in pratica, no? Di poter cercare di essere santi facendo i guerrieri, ecco. E sarà così sempre. Ci sarà Sì, la prima Nogaré e Marigny ci saranno, ecco. Tutte le volte che servirà evocare anche un'emozione, anche un linguaggio, anche precisare alcune cose, ecco che il relatore dirà una cosa e la parte teatrale sarà complementare e sinergica. La parte musicale, ne parlo dopo, sarà tutt'altro perché non facciamo musica medievale, ecco. Prima serata abbiamo la rivoluzione dei Templari. In questa prima serata, oltre a me che farò una breve relazione proprio sull'origine del Tempio, sull'origine dei Templari, abbiamo la partecipazione di Michel Ballard, di Julien Théry e di Philippe Josserin, tutti e tre storici francesi che parleranno naturalmente in italiano. Questa prima sera vedrà anche la partecipazione del sindaco di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, che farà appunto un suo intervento sulla storia dell'arte, sugli elementi di storia dell'arte medievale ad Alessandria, e avremo anche una video intervista a Franco Cardini, perché sia Franco Cardini che Alessandro Barbero ci hanno regalato una lunga, diciamo, video intervista, e che verrà poi trasmessa in alcune parti per ogni serata, e che poi sarà montata in una video intervista più lunga e più corposa nel corso della conferenza finale di domenica pomeriggio, perché avremo anche
tre conferenze riservate più agli specialisti, naturalmente agli appassionati di storia medievale, nei tre pomeriggi di venerdì, sabato e domenica, allo spazio, in uno spazio bellissimo e molto affascinante che è Palazzo Puttica, il Museo Civico di Palazzo Puttica, la sala convegni, quindi uno spazio straordinario, e lì avremo tre conferenze di cui parlerò però dopo. E quindi la prima serata vedrà poi anche una parte musicale e artistica di cui parlerà poi Giampiero dopo. Passiamo alla seconda. La seconda ha un titolo particolare, si chiama Il Complotto, e quindi venerdì 27 agosto alle 21:15, sempre in piazza Santa Maria di Castello, ci dedicheremo a questo grande tema che è stato legato ai Templari per vari aspetti. E però comincerei a trattarlo con anche questa una piccola relazione che rispondere a queste domande: chi era il nemico dei Templari? E anche era l'Islam? Non era l'Islam? Insomma, chi era? Cercherò di vedere chi è nella storia dei Templari, chi era il loro nemico, il nemico per loro, e anche chi si rivelò un nemico per loro. E quindi passeremo poi alla seconda parte della serata parlando del processo appunto ai Templari, grazie alla partecipazione proprio di Julien Théry, come dicevo prima, che è professore appunto di storia medievale ordinario all'Università di Lione Lumière Lyon 2, e che è stato coinvolto quindi recentemente anche da appunto nel corso di ad un convegno internazionale promosso dall'Università del South Carolina, che si occupava però di politica internazionale, di geopolitica e soprattutto del tema del complotto e del deep state oggi nel mondo contemporaneo di oggi, negli Stati Uniti d'America naturalmente in primo luogo, e che ha ritenuto, ecco, gli organizzatori, questi professori universitari hanno ritenuto che fosse interessante far partecipare proprio Julien Théry, che è un professore di storia medievale che si occupava però dei Templari, a portare loro l'esperienza di come il re di Francia Filippo il Bello riuscì nel suo intento comunque di distruggere il Tempio nel corso di quello che fu definito e definito il più grande e il primo grande processo politico della storia europea, comunque, che fu il processo appunto ai Templari. Quindi sono temi molto alti e lui ci potrà dare la sua personale interpretazione. Questa sera, come l'ospite che si occuperà più del territorio, è appunto la giovane studiosa Giulia Quarantini. Giulia Quarantini, che Italia Medievale conosce bene, anche perché appunto ha ricevuto il premio proprio d'Italia Medievale per il suo sito dedicato proprio a Medioevo in Alessandria. E poi ha scritto, anche pubblicato appunto un libro sugli affreschi di Frugarolo, e che, di cui poi parlerà anche nel corso della domenica sera. Intanto questa volta le abbiamo chiesto appunto di illustrarci la storia un po' del quartiere Bergoglio ad Alessandria, perché ci interessava così tanto questo quartiere. Ci interessa molto perché lì aveva sede la Domus Templare di Alessandria. Adesso è un quartiere che è distrutto, come poi ci racconterà Giulia, però allora l'unica Domus Templare attestata ad Alessandria si trovava proprio lì, connessa alla chiesa di Santa Margherita. Conosciamo tra l'altro anche il nome di un precettore, di un commendatore, di un maestro di questa casa templare, si chiamava Manfredi e fu presente al capitolo dei Templari del 1268. Quindi in quella data sappiamo senz'altro che esisteva quella domus, come sappiamo anche che una domus templare esisteva anche nel 1310, all'incirca 1311, perché lì fu inviato
l'inquisitore domenicano Filippo de Cumis ad arrestare i Templari di Alessandria. Quindi questi sono i due dati storici che riguardano proprio la presenza di una Domus Templare ad Alessandria. Abbiamo poi anche altre informazioni che riguardano i Templari provenienti da Alessandria, cioè tra i vari documenti che sono stati ritrovati e pubblicati sono menzionati 7 Templari che provenivano proprio di Alessandria. Quindi abbiamo questo piccolo punto e anche qui avremo invece, in questo caso, il video intervento di Alessandro Barbero, come sappiamo conosciuti, professore ordinario, tra l'altro, dell'Università del Piemonte Orientale. E qui colgo l'occasione per dire una cosa molto importante che ci fa molto onore, di cui siamo molto fieri, che l'Università del Piemonte Orientale ci ha concesso il patrocinio. È una cosa molto importante, anche perché proprio si tratta di un festival, non di un convegno storico, diciamo, normale, ma di un festival storico-artistico, ed è la sua prima edizione, quindi ci ha dato molta fiducia, ecco, siamo molto contenti e li ringraziamo. E tra l'altro è stato anche intervistato il professor Barbero all'interno del Palazzo Borsalino, che è la sede, una delle sedi dell'Università del Piemonte Orientale ad Alessandria. Per la parte musicale, vuoi intervenire già subito, via via, su ogni serata? Dire, no, preferisco poi... Dopo. Va bene. Allora proseguo con la terza serata. Sì, sugli argomenti sono la terza importanti. Serata si chiama sabato 28 agosto, ore 21:15, piazza Santa Maria di Castello ad Alessandria. Il titolo è Noi che sempre naveghemmo. Allora, un titolo molto particolare, che alcuni conosceranno, altri no, si tratta di una preghiera scritta dall'anonimo genovese del XIII secolo, è una delle prime, tra l'altro, testimonianze del volgare genovese, volgare ligure, e, che abbiamo, molto bella, delicata, intensa, e che è diventata anche una canzone grazie appunto alla musica di Giampiero, che l'ha musicata. Ecco perché noi abbiamo scelto questo titolo, perché parleremo qui, avremo parlato nelle prime due serate dei Templari in quanto cavalieri e in quanto anche uomini di preghiera, in quanto religiosi, perché non dimentichiamo che i Templari furono innanzitutto un ordine religioso della Chiesa Cattolica Latina. Quindi furono un ordine religioso esattamente come i francescani, i gesuiti, i domenicani, i benedettini, eccetera. Bisogna partire da qui per poter fare una corretta informazione sui Templari. Erano cavalieri, non solo, perché non c'erano solo cavalieri nell'ordine, però combattevano, questo sì, e questa ne fece la loro grande peculiarità. Però non bisogna mai dimenticare che il loro status principale era quello comunque di religiosi. Ma in questa terza serata vedremo che i Templari non furono solo cavalieri o religiosi, nel senso in preghiera, ecco, ma furono anche marinai, allevatori, banchieri, artigiani, diplomatici, insomma agricoltori, gestori di grandi aziende agricole, e quindi a questo aspetto che diventò prevalente, diciamo, nella storia del Tempio del XIII secolo, del pieno XIII secolo, è dedicata questa terza serata, con sempre una mia prima, diciamo, introduzione che riguarda il tema della povertà e della ricchezza per i Templari, visto sempre attraverso sia la loro regola, ma non solo, attraverso i loro statuti, attraverso quello che loro pensavano di se stessi, non dimenticando che loro si sono autodefiniti poveri cavalieri e compagni di battaglia di Cristo e del Tempio di Salomone. Quindi la povertà senz'altro fu una realtà troppo poco conosciuta, troppo poco detta, ma estremamente importante nella storia dell'ordine. E a condurci invece alla
a farci conoscere, farci entrare in questo mondo, in questo Mediterraneo, tra l'altro, mondo dei commerci e dell'economia dei Templari, abbiamo scelto, ecco, come guida il professor Michel Ballard, che appunto professore emerito dell'Università del Panthéon Sorbonne di Parigi, grande conoscitore della... ecco, questo sì, è il volume sull'economia templare in Occidente, di cui lui ha curato la prefazione. È stato un grande convegno che ha raccolto, diciamo, gli studi e lavori di tantissimi studiosi di tutto il mondo, e che Michel Ballard, tra l'altro, nell'occasione quella sera proprio sintetizzerà, ovviamente, per darci proprio le novità. Ecco, perché una cosa bella è che anche gli storici che comunque saranno presenti ci offriranno la novità delle loro ricerche, naturalmente sempre con un tono molto divulgativo e molto anche divertente, cioè ci saranno anche la citazione di vari aneddoti per rendere comunque la cosa accessibile veramente ad un largo pubblico che magari può non conoscere neanche il significato di alcune parole tecniche. Quindi cercheremo comunque di essere molto chiari, al limite leggermente approssimativi, ma insomma per capirci sarà meglio utilizzare delle parole comprensibili a tutti. E quindi lui ci parlerà quindi della scoperta anche delle rotte templari nel Mediterraneo e delle loro economie e del loro commercio. Perché Michel Ballard è nato comunque come studioso, soprattutto a Genova, legato molto all'archivio di Stato di Genova e alle storie genovesi, dell'espansione genovese nel Mediterraneo. Ha fatto su questo la sua tesi. È praticamente un genovese d'adozione, nel senso che tutti gli anni proprio viene a Genova a studiare in Liguria, e quindi è molto legato alla cultura del territorio. E tra l'altro dedicherà proprio la sua prima conferenza, che avremo venerdì, invece, venerdì 27 agosto alle 17:30, nella bellissima sala appunto di Palazzo Cuttica, del Museo Civico di Palazzo Cuttica. Sarà dedicata la sua Lectio Magistralis, sarà dedicata all'espansione di Genova nel Mediterraneo, ovviamente nel Medioevo. Questo è il suo tema. Ma quindi lo troveremo in piazza il sabato 28 agosto per parlarci dei Templari e dell'economia dei Templari. Michel Ballard è anche cavaliere della Legion d'Honneur, è anche presidente onorario dell'importantissima Società di Studi sulle Crociate sull'Oriente Latino, che vanta migliaia di membri in tutto il mondo. E appunto sarà presente. E questa sera, la sera di sabato 28 agosto, vede poi la presenza del frate cappuccino Luca Piergiorgio Isella. È un frate che è uno studioso soprattutto di storia templare, e ha trovato di storia, no, non solo di storia templare, si è occupato anche soprattutto degli scavi e dei restauri del Monte dei Cappuccini a Torino, e nel corso di quegli scavi ha ritrovato un cucchiaio templare, cucchiaio che lui porterà proprio ad Alessandria. Questa è una chiave templare, ma quella non la porteremo. Si trova ad Avaleur, alla Commanderie d'Avaleur in Francia. Però il cucchiaio sì, ecco. E naturalmente il cucchiaio sarà anche l'occasione per parlare un attimo dell'alimentazione dei templari, ecco, vabbè, è l'unico oggetto che abbiamo scelto di inserire nel nostro libro con Franco Cardini, Storia dei Templari in 8 oggetti, l'unico oggetto che si trova in Italia fisicamente. C'è un altro che è italiano. Lo studioso, quindi Luca Isella, parlerà anche dei templari in Piemonte. Questo sarà l'oggetto, diciamo, del suo intervento. Passiamo alla domenica. Domenica 29 agosto, ore 21:15, Piazza Santa Maria di Castello, Alessandria. Il titolo di questa serata è Arrogo, con il punto esclamativo. E quindi il punto esclamativo già ci deve far capire immediatamente
che non parleremo solo del rogo dei Templari e di Jacques de Molay in particolare, ma parleremo anche della leggenda che scaturì da questo rogo. E per quello che c'è il punto esclamativo, hai capito? Perché dà un po' più di vivacità, è meno storico. e quindi parleremo naturalmente, ecco, ci sarà una mia brevissima introduzione, come tutte le sere, dedicata alla come funzionò il processo ai Templari. Quindi è una cosa quasi tecnica, il processo del re di Francia, ma anche i processi che poi sono stati istituiti e voluti da Papa Clemente V, la fine dei Templari attraverso la bolla Vox in Excelso del Papa, che li ha aboliti senza condannarli. Assolutamente, questo è molto importante. Alcuni dicono il Tempio è stato condannato. No, il Tempio non è mai stato condannato, ma non è stato neanche assolto. Infatti, in questo senso, la mia personale tesi è che Papa Clemente V, costretto dalla presenza, dall'arrivo del re di Francia a Vienne, dove si era riunito il concilio del re di Francia, insieme con un suo piccolo esercito, e in pratica per timore anche delle conseguenze che avrebbe avuto un'eventuale assoluzione del Tempio da parte dei padri del Concilio di Troyes, di Vienne, scusate, che erano appunto stati convocati lì con l'intento appunto di pronunciare, con l'obbligo, avrebbero dovuto loro pronunciare la sentenza nei confronti dell'ordine. Il Papa interruppe questo procedimento giudiziario e dice: no, io sono il superiore dell'ordine, decido di abolirlo perché adesso, insomma, c'è troppa confusione, l'ordine ormai è oggetto di troppe comunque accuse, ha una cattiva fama, insomma, quindi nessuno più vorrà farsi templare, quindi tanto vale abolirlo. E così accadde il 22 marzo del 1312. Però io sarò più breve di così. Poi, dopo di me, appunto, ospiterò Philippe Josserin. Philippe Josserin, che è maître de conférence all'Università di Nantes e che, appunto, conosciamo perché forse anche vari italiani forse conoscono quelli che hanno seguito, per esempio, il documentario ACDC messo in onda da Rai Storia e introdotto da Alessandro Barbero, lo avranno visto più volte intervenire in ognuno dei tre episodi. Ecco, si tratta di un documentario di cui, tra l'altro, sono anche coautrice. È intervenuto un gatto nel frattempo. Spero che non... Un gatto bianco-nero però, quindi abbastanza rigorosamente templare. Rigorosamente bianco-nero perché stiamo spostando il computer perché si è sistemato anche lui. Ecco, e quindi Philippe Josserin è un grande esperto di storia dei templari e in particolare ha lavorato molto su Jacques de Molay, sull'ultimo gran maestro del Tempio bruciato sul rogo l'11 più probabilmente del 18 marzo del 1314, con l'accusa appunto di essere relapso, quindi di essere ricaduto nell'eresia e per ordine pare del re di Francia. Ecco, su questa figura, in realtà molto famosa e anche lui molto sconosciuta, quindi sulla sua biografia su cui ha lavorato, ci parlerà, ecco, Philippe Josserin, per riscattare forse il suo nome di battesimo, il suo nome di Philippe, cercherà di riscattarsi parlando quindi di Jacques de Molay, però ci parlerà anche di Jacques de Molay come eroe della leggenda templare che si sviluppò, quindi di tutto l'aspetto poi sia durante la massoneria che durante la rivoluzione francese, con Napoleone e poi così via fino ai giorni nostri, quindi è la sua parte. Questa sera, la sera della domenica, poi ci sarà anche la presenza di nuovo di Giulia Quarantini, che tornerà per mostrarci questa volta gli affreschi di altri cavalieri, dei cavalieri di Re Artù,
dei cavalieri, quindi della letteratura contemporanea ai nostri templari, che sono stati ritrovati e lei ha studiato, sono ad Alessandria, appunto, sono adesso in un museo e lei ci parlerà appunto di questi affreschi, affreschi a cui ha dedicato anche un libro, e quindi un libro che è pubblicato proprio da Italia Medievale. Giusto? Ecco, mi E viene. per passare alla parte artistica, partiamo proprio da questo Jacques de Molay, che verrà interpretato da Massimo Bagliani, attore che io credevo romano, poi ho scoperto essere alessandrino e quindi ho colto l'occasione di poter lavorare, visto che abito vicino ad Alessandria, per provare bene questi brani. Tutte le parti teatrali sono tratte da un mio dramma storico, l'unico che ho scritto nella mia esistenza. Non l'unico spettacolo, ma li ho sempre scritti di teatro canzone, nel genere un po' di Giorgio Gaber, con cui ho collaborato per 14 anni. E questa volta invece era un dramma storico dove c'erano appunto tutti i personaggi principali della vicenda templare, e fra questi naturalmente c'è Jacques de Molay che va al Rocco e rivendica fieramente l'innocenza dell'ordine e il riscatto. E quindi affidato a Massimo Bagliani e voglio dire che tipo di attore è, perché può essere interessante. È un attore che ha fatto la scuola del piccolo, ha lavorato però con Proietti, con Enrico Vaime, cioè un attore che ha anche molti aspetti ironici e popolareschi nella recitazione, perché ci teniamo appunto a essere un po' mistero buffo anche nel questo spettacolo di piazza, no? A lui sono affidate anche, oltre alle parti, appunto, come dicevo, di San Bernardo, di Filippo il Bello e del terribile ministro Nogaré, quello del presunto schiaffo di Anagni, di quell'episodio comunque che si chiama così. A lui sono affidate anche le testimonianze dell'epoca. C'è Giovanni Boccaccio che scrive dei Templari, c'è il figlio dell'emiro di Shaisar, Osama ibn Munqidh, che lascia la sua testimonianza, che leggerà sempre Massimo Bagliani. Ci sono gli articoli della Regola, il prologo della Regola. E, come dice la dottoressa Cerrini, la Costituzione dei Templari, no? Un po' come se fosse la Carta Costituzionale dei Templari, dove oltre al contenuto che è molto semplice, molto chiaro e di ovvia comprensione a qualunque tipo di pubblico, però ha anche un fascino di linguaggio che per un attore è molto suggestivo. Infatti si è un po' innamorato di questo linguaggio della Regola dei Templari. Forse si sarebbe fatto templare all'epoca, probabilmente, questo nostro Massimo Bagliani, per ora si limita a fare l'attore. Talvolta dell'avan spettacolo, ma com'è la vita. E poi abbiamo, dove però avan spettacolo sono gli spettacoli che stiamo facendo io e lei sui Templari, naturalmente. Oltre a queste letture, però, quindi sempre sinergiche, complementari, esaustive in argomento, c'è la parte musicale che non ricalca in nulla né il Medioevo né i suoni, perché oltre a queste chitarre ci saranno dei sintetizzatori su file, delle basi techno talvolta, delle chitarre rock, delle sonorità, dei groove di percussioni, come si dice in gergo, dei fonici delle sale di incisione. Ecco, ci saranno queste sonorità pop, che non chiamerei in altro modo. E ci saranno delle canzoni che possiamo definire canzone d'autore o pop d'autore. Ci saranno anche canzoni teatrali, ma quelle poi le spiego meglio. Le canzoni pop sono fatte da due autori pop, ovvero io e Emanuele Dabbono, e faremo delle cose che abbiamo scritto per io ho scritto per Francesco Guccini, Gianni Morandi e lui per Tiziano Ferro. Si tratta di cose che hanno avuto un ottimo successo di vendita, e quindi molti le conosceranno già, però vengono accostate a questi temi dei Templari dal punto di vista emotivo, evocativo e, perché no, spirituale, perché una caratteristica ha la canzone pop. Prima ero molto solo cantautorale, adesso poi mi sono
affascinato anche alla canzone leggera, chiamiamola così, perché talvolta affronta degli argomenti e delle in modo molto semplice che riguardano veramente tutti. Secondo me il brano che, ad esempio, Tiziano Ferro ha inciso, brano di Emanuele Dabbono con Carmen Consoli, Il Conforto, è un brano che vale per tutte le epoche, oserei dire. Come credo il mio Ogni vita è grande, che ho scritto per Gianni Morandi. Quindi facciamo questa scommessa e la facciamo anche sulla canzone d'autore, perché ci saranno brani di Fabrizio De André, ad esempio, oppure di Umberto Bindi e Giorgio Calabrese. Ci sarà addirittura un brano inedito in esclusiva di Umberto Bindi dal titolo Maddalena, e quindi, se non del tutto pertinente con la storia dei templari e della loro regola, però col templarismo, il neotemplarismo e del mito e la leggenda di sicuro. Brano che io ho completato perché aveva solo il titolo e qualche appunto, e aveva però tutta la partitura, lui l'aveva cantata tutta. L'aveva registrata su un registratore a pile della Sony, e l'ho ritrovata su un nastrino malandato nella sua ultima dimora a Monterosi di Viterbo. C'era questo nastrino semicancellato, e lui parlava a volte, raccontava della sua solitudine, no, in questa. E c'era questo titolo, Maddalena. Lui aveva pensato questa cosa. Ho chiesto un po' al suo compagno, appunto, ed erede, se intendesse veramente Maria Maddalena. Lui ha detto di sì, che Umberto intendeva proprio. Allora io mi sono permesso di scrivere un testo, perché quando naturalmente era vivente io ho collaborato con lui a un suo progetto, quindi in qualche modo avevo conosciuto il suo modo di procedere, quindi pe penso di aver rispettato. Però un brano con una musicalità, come sempre nei brani di Umberto Bindi, clamorosa. Direi che sì, anche su tutti gli inediti che ho ritrovato in questa casa, mai pubblicati, mai considerati dall'industria discografica, però di grande potenza, questo è sicuramente il più bello. E quindi siamo orgogliosi di presentarlo, di affidarlo alla voce di una cantante alessandrina, anche questa non l'ho conosciuta ad Alessandria, ma in altri contesti nazionali. E quindi ho voluto creare questa nostra mini compagnia, però di artisti del territorio, e lei insegna canto pop al Conservatorio di Alessandria, al momento in Sardegna per un lungo tour di 30 date, beata lei che almeno si fa il bagno e canta la sera, no? Abbronzatissima, no? Ci sarà qualche tributo alla Carrà, presumo, giustamente. E si divertirà moltissimo mentre noi non andiamo in vacanza, questo lo dico così per inciso, so che è fuori tema, ma in fondo i templari rinunciavano a tutto giusto? Pur di seguire la regola, e quindi pure noi ci tocca. E quindi abbiamo questa. Però i templari hanno fatto un bellissimo affresco di Maria Maddalena nella chiesa di San Bevignate a Perugia. Chi si recasse appunto a Perugia a vedere questo splendido tesoro che abbiamo in Italia, forse la cosa più importante, il ciclo iconografico sui templari più importante che esiste in Italia e forse non solo, troveremo anche una bellissima immagine della Maddalena che è coperta dai soli capelli che le giungono fino ai piedi. Quindi i templari erano anche pittori, quindi abbiamo oratores, laboratores, bellatores e pintores. L'ho immaginato, io non so se esiste questa parola latina, l'ho inventata al momento, però c'è anche la canzone, la vogliamo chiamare esoterica, ma sì, chiamiamola così, perché la parola perduta, ad esempio, a chi abbia avuto un qualche interesse per il neotemplarismo, il templarismo, i gradi templari della massoneria del rito scozzese, ecco, ad esempio, la parola perduta è un qualcosa di evocativo, almeno penso che sia così, perché una volta, non io, ma mia sorella, infatti anche questa viene cantata da Elisabetta Gagliardi, in uno spettacolo del Teatro della Tosse cantò questa mia canzone e arrivarono dei signori a un certo punto a chiedergli:
Ma è lei l'autrice di questa parola perduta? E dice, no, è mio fratello che sta recitando in un altro posto. E mi raggiunsero e mi dissero che per loro, se sapevo di cosa stavo scrivendo, di cosa facevo cantare alle persone, dicevo sì, ne ho una vaga idea, seppur poetica, e loro si presentarono, appunto, erano dei massoni, iniziati. E quindi ho capito che era una cosa suggestiva, l'ho capito sperimentandolo con questo episodio che mi è capitato, ecco, però il mio interesse era di tipo puramente poetico ed evocativo e musicale. C'è, se vogliamo restare in un ambiente, fra virgolette, esoterico, ci sono anche tre canzoni dedicate a tre arcani maggiori dei tarocchi, l'appeso, che in realtà è un pezzo di cabaret, di questo poveraccio che viene che appeso per i piedi e giudica il mondo, quindi alla rovescia, ma partendo dai piedi delle persone, giudica così l'umanità, è un appeso piuttosto comico, devo dire. Poi abbiamo un pezzo quasi funky, che è il sole, l'arcano maggiore del sole, e poi c'è un pezzo che si chiama Le stelle, della sigla della nostra... delle nostre puntate. Si inizia così, si finisce così, è l'unico che ha una finta musica medievale, una finta musica di cornamuse, in realtà sono dei sintetizzatori anni 70 perfettamente funzionali ancora. Un po' PFM, no? Un po' quelle, quando una volta si cimentavano quelli del progressive italiano, no? Quindi noi abbiamo questo gran mischione che però noi riteniamo che è frammentato, 10 minuti, 5 minuti, 3 minuti, un video, una cosa, eccetera, diventi un gustoso spettacolo di un'ora e mezza, piuttosto intenso in realtà, dove l'aspetto scientifico si fonda in un qualcosa che lo avvalora, e contemporaneamente poi noi siamo costretti, a seconda di quello che ha detto il relatore, a metterci anche però nel modo di interpretare, di cantare, di recitare, di non andare a urtare, no? Oppure di essere dirompenti e completamente opposti, però dobbiamo sempre creare un effetto, abbiamo il dovere quindi di creare un effetto, un'armonia. E ritengo che sia... faccio anche dei duetti, anche questa cosa interessante, perché poi collaborando abbiamo cominciato a cantare anche assieme, ad esempio facciamo dedicato alla complessità della scelta spirituale e guerriera dei templari, ai due templari sul solo cavallo, al colore bianco e nero, cuore bipolare, una canzoncina anche questa profonda ma abbastanza ironica, che ho scritto con Maurizio Maggiani, scrittore di Vaglia, autore del Coraggio del Petit Rosso, La regina di Sadorna, vabbè, ha scritto Meccanica celeste, cioè tantissime cose, e fra le tante abbiamo scritto anche questa canzoncina che è Cuore bipolare, dedicata a questo cuore bipolare dei templari per l'occasione. E poi direi che abbiamo, che ho detto tutto quello più o meno che succede dal punto di vista musicale teatrale, e l'importante sarà molto il pubblico, molto come sentiremo il pubblico. Ci siamo attrezzati per essere, ripeto, pop nell'emissione sonora, perché è una bella piazza che merita di essere onorata, come se ci fosse il concerto di qualcuno, o come se ci fosse però anche la Lectio Magistralis di qualche grande università europea. Ecco, dobbiamo riuscire a tenere queste due cose insieme, e speriamo di farcela grazie alla bellezza della chiesa di Santa Maria di Castello, che è stupenda. Grazie alla bellezza abbiamo tolto anche i fondali, perché sono più belle le case che ci sono dietro da vedere, quindi il palco è immerso. Un bellissimo chiostro vicino al mostello, che è anche un chiostro. È proprio bello il posto, c'è questo ostello bellissimo che ha questo cortile meraviglioso, cioè è proprio un momento... può essere un momento di pace, di serenità, è già un luogo in cui quando uno va lì per dire a prendere un aperitivo, a vedere un po' cosa succede, cosa che abbiamo fatto un paio di volte, c'è una certa pace, forse perché è uno dei pochi posti del centro storico che non ha il traffico,
Però c'è anche un qualcosa di quartiere di una volta, c'è un qualcosa di una volta che è rimasto. Non so cos'è. C'è un'atmosfera sì, molto, molto bella, Un po' coinvolgente. di cortile, io lo dico perché ho abitato Alessandria da piccolo, cioè, poi sono andato a Genova e il mio accento ormai è terribilmente ligure, però ho abitato da piccolo, quindi conosco i cortili di quella città che sono una caratteristica straordinaria, secondo me quasi unica. I cortili di quella città, la cultura del cortile e la cultura quindi di questa piazza chiusa che diventa un po' un cortile di tutto il quartiere. E quindi siamo molto contenti di provare a fare questa cosa. E È un po' anche, paradossale, scusa, prego. come sono paradossali i templari, sono nati su un paradosso, no? E effettivamente questo festival è un po' un paradosso, è un po' mette insieme delle cose, delle realtà profondamente diverse, però abbiamo fiducia che attraverso il rispetto e l'ascolto reciproco si sviluppi, ecco, una qualche magia. Ah, Prego. io credo che solo voi due potevate riuscire a mettere in piedi un'impresa di questo genere, perché avete entrambi le competenze nei settori che saranno presenti all'interno del festival. Simonetta è sicuramente una delle studiose dei Templari più importanti e più scientifiche e serie che io abbia mai conosciuto. Giampiero è un artista eccezionale, quindi è davvero, mi sembra una bellissima scommessa, perché se riesce avete dimostrato che la polvere non si posa sul mondo accademico e sul mondo culturale in genere, quindi questa è una cosa fenomenale. E a questo punto, secondo me, non ci resta che invitare tutti a venire ad Alessandria e magari organizzarsi un bel fine settimana, non limitarsi a una sola giornata e via, no? Venire e poterlo seguire tutto dall'inizio alla fine sarebbe l'ideale. Anche perché è gratis, Certo. ingresso libero. L'ingresso è libero, e questa non è notizia da poco, È anzi. notizia da poco, soprattutto per la Liguria, di cui mi onoro in realtà di essere figlio adottivo, però volevo dire che noi siamo nel pieno della polemica sul Green Pass, naturalmente, no? Perché non siamo noi gli organizzatori di quella parte lì, naturalmente nel comune di Alessandria che mette il palco, le sedie e la location. E quindi relazioni tecniche tutte firmate da loro, tutte a loro carico, però effettivamente siamo un po' arrivati con una certa sorpresa, poi all'improvviso nel mondo dello spettacolo è piombata improvvisamente questa cosa che da una parte può freddare, dall'altra parte aumenta certe polemiche che già compaiono sui social quando diciamo è obbligatorio il Green Pass. Allora mi dicono, e Gaber cosa avrebbe detto? Io gli spiego allora cosa avrebbe detto Gaber, si sarebbe vaccinato e avrebbe detto va bene il Green Pass, ma non perché, perché lui diceva la sfida è agire all'interno della logica e della legge. E quindi, cioè, e Gaber giocava bene, non era così semplice, sì, a favore, contro, sì, ci vuole altro per essere Gaber. E quindi, persona meravigliosa anche nel privato, oppure mi dicono, è il 25 aprile, allora io vado al sito dell'ANPI, cosa dice l'ANPI sul Green Pass? E non dice niente di ostile. Dico, ma l'ANPI, scusate, non dice, a meno che se poi uno mi dice, lavoratori dello spettacolo, siete contenti? Beh, insomma, se aspettavano un mese io ero più contento senza Green Pass, perché veniva più gente. Però la vita è così, no? E quindi noi accettiamo anche questa sfida, questa cosa che avviene nel pieno della contraddizione, nel pieno della rissa e nel pieno dell'armonia possibile. Ma non è detto, anche perché è un indice di sicurezza maggiore, no? Quindi Certo. alla fine sì, alla però fine è sui così. social
succede molto, no? Succede di tutto, è il contrario di tutto. Esatto, no, ma anche la, proprio lei è un idiota, caro signora Luise, che ho visto queste cose. No, siamo stati gentili perché ce n'è di peggio, è vero, c'è di peggio. Non preoccupatevi dei social. Voi che Giampiero non è sui social, quindi no, è cioè, la prima volta che sono comparso mi hanno già insultato la prima volta. Io prudentemente stavo, no? È chiaro. No, però è chiaro che in un'iniziativa che è organizzata da un comune, cioè da un ente pubblico. Vabbè, non può fare diverso, no, che seguire le regole del questore. Cioè, certo. Dio e Pomì, se no non si sarebbe certo potuta fare. Quindi, beh, sicuramente, è ovvio. Ma è testimonianza di serietà. Siamo assolutamente a favore. Cioè, ma no, ma noi siamo, no, noi siamo a favore. Ma non rileviamo dico che però ci sono evidentemente delle tensioni, delle tensioni. Ci sono a volte. No, ma svaniranno fin dalla prima giornata. Esatto, no? Questo dico. Ci piace anche entrare in un momento in cui può essere un fattore invece di unità, di armonia, di lanciare la palla più in alto, ecco, di far sentire che si può salire, che si può creare delle cose nuove, che si può esserci, ecco. Sì, ma è oltretutto un momento in cui si torna ad andare ad assistere agli eventi, no? Quindi finalmente noi che per più di un anno e mezzo siamo stati belli, abbiamo potuto organizzare conferenze, presentazioni, rievocazioni, sappiamo bene che cosa significhi, no? E ne portiamo tutte le conseguenze, tutto il peso. Poter tornare anche con delle limitazioni, però ad affollare le piazze, è di per sé è un fatto positivo. E infatti, tanto ti ringrazio tanto per quello che hai detto prima, grazie. E poi effettivamente questo invito al pubblico, ci teniamo molto che venga un pubblico anche in costume, che venga anche chiunque, che sia un pubblico il più possibile inclusivo, ecco, ci interessa, ecco. Sia qualche templare in costume ha già detto che viene, naturalmente, qualche neotemplare, no? Qualche sezione, sì, o la Mansio Parmense, perché sono i migliori. Sì, sì, sono fortissimi. Esatto, la Io ho un costume da templare, comunque. Sì, dallo spettacolo che faceste tanto tempo fa. Sì, ho usato, l'ho tirato fuori dalla stalina, ma era di Paolo Graziosi, me lo metto io. E poi dirò, è la prima cosa che ho trovato così in camera, prima di uscire, scusate, la mia miseria. Va bene, ragazzi, starei qua tutto il giorno a parlare con voi, ma temo che abbiamo detto. Sì, temo che non ci guardino tutto. No, ma adesso stavamo parlando. Fai quello che vuoi. Sì, sì. Questa è la parte ludica, no, di questa presentazione, che dimostra come si può essere rigorosi e ironici allo stesso tempo, no? Preparati e divertenti. Grazie. Ed è veramente un piacere che siate voi a lanciarvi in questa avventura, dove io spero di riuscire a venire anche più di un giorno, se ce la faccio. Ci farebbe molto piacere. E rinnovo quindi l'invito a tutti coloro che ci stanno sentendo di essere presenti ad Alessandria dal 26 al 29 agosto, giusto? Esatto, 27, 28 e 29 agosto di quest'anno, ovviamente, e di poter partecipare a questa stupenda iniziativa che si intitola Festival Internazionale dei Templari. Io vi ringrazio tantissimo di aver accettato il nostro invito e ci vediamo ad Alessandria. Grazie ad Maurizio, grazie a Italia Medievale, ci vediamo ad Alessandria.